sensorialità, possiamo a grandi linee dividere questa sensorialità in due aspetti, un aspetto esterocettivo, un aspetto interocettivo. Possiamo parlare di una sensibilità esterna, corporea, e una sensibilità interna dell'organismo, benché corpo e organismo siano parte della stessa unità, d'accordo, del bambino. Cosa hanno in comune queste due sensorialità? Queste due sensorialità hanno in comune alcuni elementi. Primo fra tutti, la percezione. Questi due tipi di sensorialità generano una percezione nel bambino. E la percezione della sua sensorialità, del suo stato somatico, del suo funzionamento organico, quindi del suo benessere o del suo malessere, questa percezione ha sempre come risposta una risposta motoria. Le neuroscienze ormai ci dicono chiaramente che esiste una triade formata da una percezione, da un'azione e da una cognizione, ovvero il percepito è ciò che viene scritto nella memoria corporea. Quindi il bambino che ha da sempre un mal di pancia ha scritto, ha tracciato nella sua memoria, nel suo network neuronale, ha tracciato un vissuto di malessere organico che interferisce con il suo stato di percezione del mondo esterno, perché genera un filtro con il mondo esterno. Allora, intanto in questi 15 anni abbiamo potuto dimostrare che non esistono bambini intoccabili, perché un tempo si pensava che i bambini con autismo non potessero essere toccati. Abbiamo voluto assolutamente togliere qualsiasi dubbio e con l'esperienza ho potuto strutturare delle tecniche osteopatiche dolci, misurate e scelte appositamente in base proprio alla sensorialità, perché la sensorialità governa chiaramente la percezione corporea. E come dicevo poco fa, governa l'aspetto motorio. Ma che significa questo? Significa che il comportamento motorio del bambino è sempre una risposta. È una risposta che rappresenta una fonte di omeostasi. Quindi è la miglior risposta che in quel momento, al netto di tutta la sua percezione, può manifestare. Dunque, il comportamento motorio può essere per noi oggetto di osservazione e può essere un oggetto assolutamente di diagnosi di esclusione, perché grazie agli studi che facciamo in osteopatia possiamo essere in grado di poter discriminare se un comportamento motorio lo sia, avviene. Perché ci sono, per esempio, delle asimmetrie corporee importanti, strutturali, che non sono state prese in considerazione alla nascita, oppure, invece, quel comportamento motorio è frutto solo e esclusivamente di una risposta organica, di una risposta percettiva. E questo fa molto la differenza. In che cosa fa la differenza? Non solo nel trattamento osteopatico, ma arricchisce la diagnosi del bambino di un elemento in più che potrà essere messo a frutto del suo percorso terapeutico, che sarà essenzialmente singolare, non sarà stabilito a priori uguali per tutti, perché quella risposta comportamentale motoria sarà sua propria, sarà propria del bambino. Allora abbiamo potuto cominciare a vedere le differenze tra bambini che hanno delle ipersensorialità e quindi non possono essere toccati in un certo modo, ma devono essere toccati in un altro modo. Allora dico simpaticamente, e lo dico con simpatia
al dottor Pace, la prima volta che ne parlammo insieme al neuropsichiatra infantile, al dottor Paolo Pace, dissi questo: vedi Paolo, c'è una differenza nel tocco e questa sera abbiamo un esperto che è il dottor Andrea Manzotti che ce ne parlerà tra poco. E gli dicevo questo: io posso toccare te e sentire te, ma io posso anche toccare te e tu senti te. Scusate il gioco di parole, ma questo è molto chiaro. E questo è deve essere una diagnosi differenziale nel tocco che io ho potuto mettere in atto con i bambini con autismo, perché fa molto la differenza nella percezione del tocco. Quando parliamo di autismo, parliamo di una enorme complessità, di tanti fattori messi insieme. Maggiore è il grado di complessità e dei fattori di comorbilità, maggiore sarà la sensorialità dell'organismo. E quando io chiedo con il tocco al bambino di sentire se stesso, quel tocco può aumentare il suo livello interocettivo e scatenare in lui una risposta alterata, ma non perché la risposta è alterata, perché è sbagliato il tocco. Allora il tocco deve essere sempre un tocco misurato per quel bambino, perché se il tocco sarà sbagliata la risposta. Se il tocco sarà corretto per quel bambino, avremo una risposta corretta. Allora già questo ci pone di fronte non solo come osteopati, ma come integrazione dell'osteopatia all'interno di una diagnosi condivisa da più figure professionali, ci consente, come dicevo prima, di tracciare un percorso terapeutico e stabilire, come abbiamo fatto nell'Istituto di Ortofonologia, che per alcuni bambini potrebbe essere interessante fare un percorso osteopatico, per esempio all'inizio del loro trattamento, mentre per altri le priorità potrebbero essere altre. Allora abbiamo preso in esame, e vado a concludere, abbiamo preso in esame dei campioni di bambini che rappresentavano dei disturbi strutturali, come possono essere, per esempio, le plagiocefalie non trattate alla nascita. Noi normalmente cominciamo a vedere i bambini dai 2 anni in su. Oggi, per fortuna, qualche bambino lo vediamo prima. È possibile anticipare la valutazione. E li vediamo dai 2 anni in su, quando alcune strutture hanno raggiunto l'ossificazione e hanno creato sicuramente dei compensi, che sono dei compensi strutturali, dei compensi posturali, dei compensi funzionali. E quando parlo di compensi funzionali, non penso solo ed esclusivamente all'utilizzo e alla gestione della motricità degli arti superiori e inferiori, alla coordinazione motoria, allo sviluppo corretto delle tappe motorie. Penso anche a quel correlato di funzioni neurovegetative che fanno capo ad alcune disfunzioni strutturali in cui il corpo entra in relazione con il nostro sistema nervoso neurovegetativo. Voglio finire con un piccolo esempio e lascio la parola al dottor Manzotti. Trattando un bambino con una gravissima plagiocefalia, portato in istituto grazie a una pediatra illuminata, alla quale saremo sempre grati, questo bambino non poteva essere toccato sulla testa, cioè la sua sensorialità, la sua sensibilità trigeminale era così tanto esasperata che non era possibile toccarlo. Ma non pensiamo solo al tocco osteopatico, io sto pensando al suo papà, che non poteva accarezzarlo, che quando gli faceva il bagnetto non poteva toccargli la testa o non potevano tagliargli i capelli. E questo impediva a quel bambino di lasciarsi coccolare, abbracciare e consolare. Abbiamo iniziato un percorso di trattamento osteopatico e inizialmente era così difficoltoso che ho dovuto chiedere ai genitori di trattare il bambino in una fase di sonno.
per cercare di abbassare il livello della sua sensorialità cosciente. Dopo un percorso osteopatico durato circa 6 mesi, finalmente il bambino ha potuto ricominciare a muovere la sua testa normalmente, a interagire con lo sguardo, a relazionarsi con i propri genitori. Allora, concludo che le disfunzioni, che le difficoltà strutturali sono sempre legate a questioni di relazione, stabiliscono delle difficoltà di relazione tra la periferia e il centro, tra il corpo e il sistema nervoso neurovegetativo, che risponde con una maniera alterata. Ecco, questo è il corpo al centro. Questo significa prendersi cura del corpo. Lascio adesso la parola al dottor Manzotti che ci parlerà del suo studio molto interessante che sta conducendo ormai da qualche anno e lo ringrazio per essere presente questa sera. Buonasera, Andrea. Prima di dare la parola a Andrea, volevo proprio portare un altro esempio che pochi giorni fa con Giuseppe e con dottor Pace abbiamo visto giù in Sicilia un bambino che al mio soffio sul collo, un soffio leggerissimo, tirava indietro. Quindi di bambini come quello che ha segnato per noi un prima e un dopo, ne stiamo vedendo tanti ed è tanto importante differenziare, ora parlo da psicoterapeuta, ciò che appartiene ad una reazione sensoriale così forte da quella che potrebbe essere una difesa. È molto importante questo. E lascio la parola ad Andrea. Grazie. Tanto grazie Alessandro per l'invito, sono molto contento di condividere questo momento con voi. Allora, io sono un osteopata che lavora in terapia intensiva all'ospedale Buzzi di Milano e ho un primario molto, molto in gamba che mi fa fare ricerca e Alessandro lo sa, io ho una patologia che è lo studio del neurosviluppo. E in particolare proprio gli aspetti della sensorialità nei bambini molto piccoli. Quindi io mi occupo di prematurità e prima di condividere una piccola presentazione, volevo fare questo piccolo cappello, nel senso che quando i bambini sono in terapia intensiva e ci stanno dei mesi, hanno una serie di alterazioni nelle dinamiche di sviluppo, del neurosviluppo. E quindi poi di fatto della risposta, come diceva giustamente Alessandro, corporea molto importante. Voi pensate solamente che questi bambini vengono, ovviamente vengono salvati, quindi sono necessarie le manovre, in terapia intensiva, però hanno, un sondino nasogastrico, vengono alimentati in continuo, hanno una CPAP o hanno degli alti flussi, sono sempre fermi in una posizione, sentono dei rumori che sono monotoni, continui, che sono quelli della terapia intensiva, e quindi questi bambini hanno davvero tanta difficoltà a integrare. Una parola chiave che ha usato Alessandro è integrazione degli aspetti sensoriali. Perché? Perché appunto la frazione di ossigeno e l'alto flusso viene deciso in modo, diciamo, specialistico, quindi dal neonatologo. L'alimentazione in continuo non genera lo sviluppo di ritmi classici della digestione e dell'alimentazione e i bambini hanno comunque difficoltà a deglutire, hanno difficoltà a succhiare. Quindi voi immaginate tutte le integrazioni trigeminali e vagali come vengono meno e come questi bambini non riescono ad integrare questi sistemi. Questa mancanza di integrazione poi nella crescita si fa vedere con difficoltà appunto di percezione e quindi di risposta. Ora condivido un secondo lo schermo in modo tale che vi faccio vedere proprio qualche slide, secondo me interessante perché definisce un po' dei punti chiave. Riuscite a vederlo? Sì, Andrea. Perfetto. Allora, questi sono proprio 10 slide che però mi piace molto far vedere perché
sono un po' quello che per me conta molto nella ricerca che sto facendo con i bambini prematuri. Uno degli aspetti più affascinanti, secondo me, dello sviluppo del cervello e dello sviluppo sensoriale è che nella prima fase il bambino sviluppa, come vedete in questo articolo, sviluppa già dei partner sensoriali ancora prima che ci sia l'informazione sensoriale stessa. Questo è interessantissimo perché questi partner che si sviluppano sono legati allo stimolo materno, quindi la mamma nell'ambiente in cui vive comincia a dare al bambino degli aspetti sensoriali, anche se il vestibolo, l'occhio, il tatto e tutti gli altri sensi nel bambino non sono ancora sviluppati. Questa cosa, oltre ad essere uscita su questo articolo, è uscito anche su questo. Quindi lo sviluppo talamo-corticale, quindi lo sviluppo che inizia sottoventricolare e poi emerge e va verso la corteccia, diciamo che parte ancora prima che il bambino senta. Questo perché? Perché la mamma comincia a preparare il bambino all'ambiente in cui troverà. Quindi io sono dell'idea che la mamma e il bambino vadano subito trattati in gravidanza, perché questo può aiutare gli aspetti sensoriali poi della mamma e di conseguenza del bambino. Questo secondo me è un articolo che bisognerebbe tutti leggere perché è proprio illuminante. Perché questo? Perché si è visto che nelle tappe del neurosviluppo ci sono varie fasi e dalla 22esima, 23esima alla 30esima settimana questi neuroni crescono misti tra stimolo materno e stimolo del bambino che comincia a sentire il tocco sulla pelle, comincia a sentire i rumori, quindi si crea quella migrazione neuronale che va in quella ormai nota area che hanno solo i bambini, che è la subplate zone, cioè una piastra sottocorticale dove i neuroni arrivano, si fermano, è un massiccio esodo di neuroni che si fermano e cosa aspettano? Aspettano che il bambino cominci a sviluppare effettivamente l'aspetto sensoriale. Quando il bambino sviluppa l'aspetto sensoriale, quindi diciamo dalla 32esima fino alla 36esima, questi neuroni vanno a livello corticale e formano le aree sensoriali. Questo è molto interessante perché la formazione delle aree sensoriali è direttamente conseguenza di quello che sente il bambino. Quindi ho una prima tappa che è il messaggio materno, una seconda tappa che è il messaggio sensoriale del bambino dentro nell'utero e poi ho una terza tappa che è il bambino nato a termine. Voi pensate a un bambino che nasce con un parto complesso o peggio con una prematurità, si fa tutta la fase dalla 26esima, quando è molto grave ovviamente, 28esima, 30esima, fino al termine in un ambiente totalmente disintegrato a livello sensoriale. Non è l'ambiente materno, non è arrotondato, non è un ambiente morbido, non è attutito, ma esce e va in una terapia intensiva. E iniziano i primi aspetti sensoriali totalmente alterati. Questo cosa significa? Come giustamente diceva prima Alessandro, significa che poi ho una risposta sensoriale e motoria totalmente alterata. Immaginate il vago, Alessandro giustamente parlava di problematiche gastroenteriche, pensate che scarsa maturazione appropriata che ha il vago in questo periodo. Perché questo? Perché questo immagino che sia noto a tutti, abbiamo questi periodi critici in cui delle aree specifiche sensoriali crescono moltissimo in base a stimoli specifici. Allora, voi pensate che un bambino in terapia intensiva sente solo pipì, pipì dei monitor, sente solo gli infermieri e i medici che vanno a aprire la culla termica, l'incubatore, e quindi ha un aspetto sensoriale assolutamente monotono. Quindi questi periodi critici in cui dovrebbe esserci il massimo sviluppo delle aree sensoriali e quindi la massima appropriatezza del messaggio sensoriale vengono in realtà sigillate queste aree con messaggi non appropriati. Capite che è ovvio che si apprende tutta la vita, però questo momento è molto delicato. Il bambino se lo passa in terapia intensiva. Dopo vediamo qual è il risvolto. Quindi questo non lo devo insegnare a voi. O chiaramente, se parliamo del suono, ma questo vale per il tocco, vale per altri aspetti sensoriali, per esempio nell'autismo sappiamo quanto il suono sia un fattore molto, molto importante nella quiete o in qualche modo nel disturbo di un bambino autistico. Allora,
qual è l'idea? Che io in terapia intensiva vedo questi bambini e comincio a toccarli, comincio a trattarli e cerco di compensare la mancanza di messaggi appropriati con almeno un messaggio positivo a livello tattile. Quindi provo a in qualche modo trattarli e metterli in una posizione funzionale a livello fisico che in qualche modo permetta una miglior afferenza sensoriale. Si è visto, questo lavoro lo dice molto bene, che nei neonati e nei prematuri il tatto è un aspetto fondamentale nello sviluppo sensoriale e cognitivo. Allora, questa dinamica mi ha spinto a cominciare a studiare quello che è l'effetto del tocco nel bambino prematuro e quindi abbiamo cominciato a integrarlo nella normale routine di cura. E cosa si è visto? Questo è un lavoro molto interessante in cui si è visto che fondamentalmente se io tocco e ho un tocco, come diceva Alessandro, specifico ma misurato, in realtà vado da una parte a dare un messaggio a livello sensitivo sulla corteccia sensomotoria, ma, e questo è il dato estremamente importante, vado a dare anche un messaggio a livello insulare. Voi vedete che questo Francis Maiglon, che è un espertissimo del tocco affettivo, ha ipotizzato un homunculus a livello anche insulare, quindi non solo somatosensoriale, ma anche insulare. E questo perché? Perché, come vedete nello schema, non so se si vede bene, ho due tipi differenti di tocco. Un tocco discriminativo, che va a livello sensitivo-motorio, quindi discriminativo, e un tocco delle fibre citattili, che va nella lamina 1, va a livello del nucleo parabracchiali e va direttamente all'insula. Allora, cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di lavorare per cercare di stimolare questi aspetti. Perché? Perché appunto, come diceva Alessandro, l'insula è fondamentale nell'interocezione, è fondamentale nel dolore, è fondamentale nel vestibolo, nell'empatia, nell'aspetto compassionale, nella coscienza del corpo, dell'emotività, quindi ha tantissimi aspetti determinanti. E abbiamo cominciato a provare a reintegrare a questi bambini un aspetto sensoriale un pochettino più appropriato. E abbiamo fatto questi due studi, che secondo me sono abbastanza, ovviamente, infatti io li reputo interessanti, dove abbiamo visto, per esempio, che se io tocco attraverso questo tocco affettivo, che è un tocco modulato, deve essere circa di 1-3 cm al secondo per almeno 3 minuti, per esempio ho una modificazione della saturazione e del battito cardiaco, quindi vado direttamente sull'insula. A livello osteopatico uguale, io tocco il bambino, faccio i trattamenti osteopatici, vado a rimodulare quello che è l'aspetto ossigenativo e di battito cardiaco. Questa piccola così, dimostrazione di qualche lavoro, riuscite a vedermi? Sì, sì. Sì, ti vediamo bene, Andrea. Aspetta che mi sono perso, eccoci qua. Quindi questo piccolo così, elenco di lavori, solo per dirvi che nel momento in cui io ho un bambino che nasce con un parto complesso, che nasce prematuro, che nasce in qualsiasi modo con qualche difficoltà, si altera quella che è la normale percezione, quindi altero quelli che sono i normali circuiti di risposta all'aspetto sensoriale. Voi pensate semplicemente a questo bambino che non vede la mamma perché è nell'incubatore, quindi non matura gli aspetti di relazione, quindi non ha la capacità di presettarsi nella realtà sociale. E quindi questo povero vago e questo povero trigemino che non possono sviluppare un'integrazione nella masticazione, nella suzione, nella deglutizione, non possono fare questa ginnastica, adesso la definisco così brutalmente, ginnastica propriocettiva, che è vedere lo stato emotivo della mamma, perché il bambino, oltre che presettare il proprio corpo, presetta anche il proprio stato d'animo se vede le espressioni materne. Questo bambino non riesce a vederle perché è nella culla e non riesce a vedere la mamma di fronte. Non riesce a muovere l'intestino per quello che è un ritmo banalmente circadiano. Non riesce a integrare battito, respirazione e suzione. Quindi capite come questo bambino esce poi dalla terapia intensiva e deve fare uno sforzo enorme integrativo che alcune volte va bene, alcune volte non va bene.
Quindi noi cosa stiamo facendo adesso? E qua chiudo questa piccola relazione, poi magari avremo modo di parlarne a tavola rotonda. Cosa stiamo cercando di fare? Di vedere dei segni, e ne parlavo con Alessandro, e spero che questa cosa vada in porto, dei segni, diciamo, iniziali di alterazione sensoriale che non si vanno a integrare e che possono in qualche modo essere predittivi per uno sviluppo sensoriale alterato, in modo tale da riuscire a fare perlomeno, ovviamente non diagnosi, però perlomeno porre l'attenzione su questi bambini e seguirne l'andamento per cercare di intercettare prima possibile determinati segnali di in qualche modo alterazione. Io ho richiamato dei bambini molto prematuri, 28-29 settimane, abbiamo fatto degli esami vestibolari, per esempio, e abbiamo visto che questi bambini in qualche modo riescono ad integrarlo e riescono ad avere una buona risposta vestibolare, però fanno molta fatica, fanno davvero molta fatica. E quindi, per esempio, adesso stiamo facendo un controllo verso un gruppo invece di bambini nati a termine, insomma, e l'idea è quella di vedere, di iniziare precocemente a fare un lavoro, per esempio, di stimolazione, di rieducazione vestibolare a questi bambini, per partire subito con un aspetto di recupero immediato. Quindi, insomma, il messaggio che volevo dare era il messaggio iniziale, cioè che se la mamma ha una gravidanza non fisiologica, dà un segnale al bambino alterato, si crea quello che in epigenetica si chiama mismatch feto-ambientale, cioè non c'è cosa peggiore per un bambino di avere una stimolazione di un certo tipo in gravidanza, pre-settarsi a un ambiente, uscirne e trovare un altro, come per esempio può essere la terapia intensiva. Quindi tutto quello che è stato appreso all'interno dell'utero in un ambiente familiare e poi di fatto cambia drammaticamente. Questo non è solo così drammatico per la terapia intensiva, ma è anche per un ambiente familiare che per esempio cambia dalla gravidanza a quando il bambino torna a casa, per esempio. Quindi si è visto che questi stimoli, questo mismatch ha un impatto, e questo si porta dietro. Infatti è noto che, insomma, bambini gravemente prematuri che stanno in terapia intensiva sono più facilitati nello sviluppo di sindromi, per esempio come quella dello spettro autistico, per cui si cerca di intercettare e poi trattare precocemente. Grazie, lascio il posto. Grazie Andrea. Mi permetto, intanto grazie, avremo modo di parlarne e da un po' di tempo, da qualche anno a questa parte, all'Istituto di Ortofonologia chiediamo sempre ai genitori di poterci mandare dei video e delle fotografie dei bambini appena nati, per poter cogliere proprio alcuni segni di quelli di cui tu stai parlando e poter coglierli noi e rendere consapevoli i genitori che sicuramente ci sono alcuni segni presenti alla nascita. E questo per evitare di indurre in tentazione il genitore a pensare a fare teorie strane rispetto all'insorgenza dell'autismo. Se posso permettermi, vi do quattro dati assolutamente empirici, quindi totalmente non scientifici ma empirici, nel senso che noi abbiamo osservato, facendo poi una sorta di studio osservazionale longitudinale, insomma, nell'osservare certi bambini che tornano nel follow-up, che per esempio un riflesso simmetrico dello schermitore, per esempio, è mantenuto, è uno degli aspetti che un po' insieme all'estensione della testa, insieme a delle feci molto dure e molto particolari, insieme per esempio a una storia clinica in cui il bambino ha saturato e desaturato in continuazione, non c'è cosa peggiore, per esempio, della frazione di ossigeno che continua a cambiare. Tra l'altro c'è un lavoro bellissimo in cui si evidenzia come modificare costantemente la frazione di ossigeno può potenzialmente creare delle neuroinfiammazioni che vanno a alterare il connettoma, per cui tutti quelli che sono poi di fatto, lo sappiamo, la qualità delle connessioni. Per cui, insomma, ci sono degli aspetti che stiamo studiando. Ovviamente è complesso, come dicevi tu giustamente, è super complesso, no, questo argomento, però cominciamo a fare delle osservazioni assolutamente empiriche. Ma quando ti proponevo una scheda di valutazione, se avete voglia di dare un contributo
su una scheda di valutazione che si può fare subito in terapia intensiva per vedere se ci sono dei segni che in qualche modo possono essere prodromici a delle forme insomma, di nero sviluppo magari non simmetrico. Per cui, insomma, ecco, forse varrebbe molto la pena riuscire a mettere insieme le forze per... Io lavoro con la Sacra Famiglia, lavoro con un po' di associazioni del territorio, insomma, del nostro, e stiamo proprio cercando di fare questo tipo di... Sì, è arrivato già anche qui lo stimolo e già abbiamo cominciato a muovere cose, quindi... Va bene. È arrivato, no? Ed è arrivato già qui in Sicilia, per cui qualcosa sicuramente combineremo. Grazie, Andrea. Grazie a voi. Allora, bene, grazie ancora, Andrea. Passiamo, questa sera abbiamo tutta l'Italia con noi, quindi passiamo dalla Lombardia e andiamo in Friuli. E sono lieto di presentarvi il dottor Roberto Pagliaro, che è un maestro, che è un docente di più scuole italiane, nonché un caro amico. E lascio la parola a lui perché... approfondirà un aspetto peculiare che è quello, l'aspetto viscerale del sistema gastrointestinale, e cercheremo di capire quali possono essere le interazioni di questo quadro viscerale all'interno di un funzionamento complesso come quello dell'essere umano. Grazie Roberto. Allora, intanto grazie Alessandro, grazie a Magda e un caro saluto a tutti i colleghi, bellissima occasione. Allora, io ho preparato un PowerPoint che mi darà anche il timing di cosa parlare e spero che non sia troppo tecnico, ma penso che potrebbe dare delle risposte a quello che ha detto sia Alessandro che ha scritto e che ha detto anche Andrea. Ve lo presento, spero che passi. Si vede? Ancora no, Roberto. Un secondo. Naturalmente prima fu... Sì, vai, sta andando. Ok. Adesso sì, Roberto. Ok, benissimo. Allora, cercherò di essere veloce. Allora, dal titolo, il titolo è Osteopatia in campo viscerale. Primo discorso è che voglio dire che non esiste un'osteopatia viscerale, strutturale, craniosacrale, via dicendo. È un titolo che cerca più che altro di inquadrare cosa, quale potrebbe essere l'utilità di un approccio a livello dei sistemi viscerali, non solo gastrointestinale, ma viscerale globale del paziente, lo vediamo dopo, e soprattutto nei piccoli pazienti, in funzione anche di problematiche che non sono prettamente gastrointestinali. E farò una carrellata veloce sulla storia dell'osteopatia, soprattutto in campo viscerale, ricordando per i non addetti ai lavori che i primi lavori risalgono agli inizi del 1900, soprattutto con Louisa Barnes e John Deason, che hanno sviluppato cosa? Hanno sviluppato lo studio della metodica osteopatica rispetto al sistema gastrointestinale e specificatamente a quelli che sono riflessi di origine parasimpatica e ortosimpatica. Quindi hanno valutato cosa? Come un influsso, come una qualunque tecnica, un qualunque tocco, un qualunque gesto osteopatico abbia delle influenze. Louisa Barnes sui visceri gastrointestinali e Deason specificatamente a livello cardiocircolatorio, e specificatamente ha fatto un iniziale lavoro e grande lavoro tra sistema vagale, sistema cardiocircolatorio e sistema cardiaco. Come vedete, si sta ancora all'inizio degli anni 30 sviluppando un lavoro che riguarda cosa? Quello che è il rapporto tra organi, sistema midollare e sistema neurologico periferico. Dobbiamo arrivare a Irving Kaur, Denslow e Johnston successivamente per parlare delle basi di quelle che sono le basi della neurologia della lesione osteopatica. Sicuramente rispetto a quello che si sa adesso, il discorso, diciamo che le basi sono cambiate perché la fisiologia si è sicuramente implementata, ma il loro concetto di facilitazione era quello che per anni ha giustificato cosa?
la tecnica viscerale, ma soprattutto la relazione tra visceri, dermatomero, mielomero, sclerotomo e altre zone del corpo, ovvero la relazione tra la relazione sistematica di origine neurogena tra sistemi completamente differenti, quindi tra un sistema nervoso, tra il sistema viscerale, tra il sistema e il sistema muscoloscheletrico. Il concetto di facilitazione di Core Denslow è un pochino la base di quella che oggigiorno viene definita sensitivizzazione periferica o centrale. Qui posso dire che in Italia possiamo essere fieri, perché un articolo che vedete qui nella diapositiva di Alessandro Cervitelli spiega bene quale possono essere oggigiorno le basi neurologiche e neuroendocrine e biologiche del nostro approccio osteopatico, ok? E adesso andiamo un pochino a sviscerare il tutto. Quello che potrebbe essere importante ricordare è che alla fine degli anni, a metà degli anni diciamo 70, ma successivamente alla fine degli anni 80 e nel 90, due personaggi hanno completamente cambiato quello che è il rapporto tra sistema viscerale, sistema nervoso periferico, sistema nervoso centrale. Ovvero il primo è sicuramente stato Hans Seyler, che ha sviluppato il concetto di asse dello stress, quindi ha unito in maniera veramente importante l'informazione che deriva dal viscere con quella che è la gestione dello stress, e successivamente quello che ha dato un impulso, uno sviluppo, diciamo soprattutto ai non addetti ai lavori, è stato sicuramente i lavori di Gerson, che ha definito per primo il sistema gastrointestinale come secondo cervello. Okay? Diciamo che da questi due personaggi il concetto di sistema gastrointestinale si è completamente ribaltato. Sappiamo benissimo che in medicina allopatica il sistema gastrointestinale è sempre stato visto in maniera relativamente difficile, in quanto, a meno che non ci fosse una noxa patogenetica importante, tutto quello che era problematica disfunzionale era stato visto o etichettato come problematica di tipo psicosomatico. Invece lo psicosomatico, che ormai come termine non viene più utilizzato, ha una base neurologica, biologica e possiamo dire neuroendocrina. Ok? Per quanto riguarda Gerson, ha individuato e sviluppato il concetto di sistema enterico, sistema nervoso enterico, che sta alla base del suo concetto di secondo cervello, ovvero dall'intestino, grazie fondamentalmente a quello che è il tessuto, che è il sistema nervoso mienterico e sottomucoso, dai plessi, mienterico e sottomucoso, arrivano delle informazioni che entrano in parte in contatto con quello che è il sistema nervoso autonomo e il sistema nervoso centrale, ma danno una certa autonomia funzionale al sistema gastrointestinale. A questo va ad aggiungersi cosa? La scoperta che a livello gastrointestinale si producono diversi neuropeptidi che si ritrovano anche a livello dell'encefalo, e anzi c'è una relazione diretta da un punto di vista neurotrasmettitoriale tra sistema gastrointestinale ed encefalo, basato soprattutto sulla scoperta che a livello del sistema gastrointestinale noi troviamo dei neuropeptidi come il GABA, la dopamina e la serotonina, che agiscono su entrambi i sistemi, quindi sia a livello encefalico che a livello gastrointestinale, ma non solo. E questo è la base del pensiero, diciamo, di una relazione anche da un punto di vista disfunzionale tra encefalo e, diciamo, sistema gastrointestinale. A questo negli anni, soprattutto negli ultimi anni, si è associato cosa? Si sono associati lo sviluppo degli studi per quanto riguarda il sistema linfocitario, le tight junction a livello della mucosa enterica, e soprattutto lo scoprire che le cellule epiteliali intestinali, grazie a dei recettori specifici come le PPRS o dei Toll-like receptor o delle cellule dendritiche,
hanno una relazione importante e diretta con cosa? Con fattori immunitari e a sua volta con quelle che sono delle, con quelle che diciamo il controllo neuroendocrino da parte dell'encefalo sul sistema gastrointestinale stesso. Se il sistema gastrointestinale non ha una disbiosi, ovvero imperfetta eubiosi, queste cellule epiteliali inducono la produzione di fattori antinfiammatori e peptidi con poteri antimicrobici e riducono la produzione di TNF-alfa o l'espressione di alcune interleuchine, come interleuchina 4, 6 e 12, che sono quei fattori infiammatori che sicuramente possono scatenare una problematica locale e anche sistemica. Si parla oggigiorno di microbiota e suoi derivati, si parla oggigiorno di microbioma e vediamo, oramai è sicuramente riconosciuta l'importanza del microbiota e del microbioma per quanto riguarda sì i fattori di assorbimento locali che possiamo avere a livello del sistema gastrointestinale, ma anche come una disbiosi, una problematica del microbiota umano ha influssi su cosa? A livello immunitario, a livello infiammatorio, ma anche, vedremo dopo, a livello neurologico. Quello che è importante ricordare è che il 60% delle cellule immunitarie si trova a livello della parete addominale e che il sistema immunitario è sinergico col sistema nervoso. E questi due sistemi formano quello che è stato definito da Jerne un network di tipo neuroimmunitario. Allora, ricollegandomi a quello che è stato detto fino adesso, possiamo dire cosa? Ricordare cosa? Il microbiota, il microbioma si forma già durante la gravidanza, ovvero c'è un'interazione diretta tra il microbiota e il microbioma della madre, il microbiota e il microbioma del bambino, ok? E subito possiamo dire che problematiche emozionali, psicologiche o metaboliche della madre si possono ripercuotere a livello dell'intestino, ovvero del microbiota, perché è microbiota non solo gastrointestinale, ma anche ad altri livelli, nel bambino stesso. Andiamo avanti, varie sono le informazioni negative che dall'intestino possono arrivare all'encefalo, ovvero i microbi possono interagire con la flora batterica, con le cellule immunitarie intestinali, stimolando la produzione di citochine infiammatorie che tramite la circolazione possono arrivare a livello encefalico. Peptidi o molecole nervative possono a loro volta influenzare il nervo vago, quindi parleremo dopo di sistema vagale, ok? Dando degli influssi negativi o nocicettivi di tipo bottom-up a livello encefalico. Gli stessi neurotrasmettitori o i metaboliti del microbiota possono arrivare a livello encefalico passando la barriera ematoencefalica e possono alterare l'attività delle cellule sia della barriera stessa che di alcune zone encefaliche. Quindi vedete che c'è una relazione. Possiamo vederla in questa immagine, c'è una relazione diretta tra sistema microbiota, e vi ricordo, ne parleremo dopo, che microbiota non lo troviamo solo a livello gastrointestinale, ma anche a livello polmonare o a livello delle vie aeree alte, senza parlare dell'esofago, della trachea, via dicendo, per cui l'informazione di tipo che dall'intestino possono arrivare a livello encefalico, possono seguire due tipologie di vie, una via di tipo neurologica, toccando soprattutto la via di tipo vagale, una via non neurologica, portando delle informazioni particolari di tipo neuroendocrino biologico tramite il sistema circolatorio. Quindi abbiamo delle informazioni di tipo bottom-up che dalla periferia intestinale, ma possiamo dire della periferia viscerale, possono arrivare a livello centrale, quindi a livello del sistema nervoso centrale.
Questo mette in gioco cosa? Due assi fondamentali, l'asse dello stress, ok? Tramite due vie fondamentalmente, una via di tipo neuroendocrina che stimola l'ipotalamo, l'ipofisi, e a sua volta l'ipofisi stimola a sua volta come si dice, la parte midollare del suo rene formando, secernendo, facendo secernere fondamentalmente cortisolo, o una via neurologica di tipo neuroadrenergica che stimola, grazie alla quale dopo la stimolazione del locus ceruleus abbiamo una stimolazione della midollare del surrene che mette in circolo delle catecolamine come la noradrenalina, l'adrenalina e la dopamina, che a sua volta stimolano perifericamente dei fattori di tipo irritativo, immunitario e fondamentalmente delle risposte di tipo vasomotorio o visceromotorio. Quindi vedete che da delle informazioni periferiche di tipo viscerale abbiamo delle efferenze, delle risposte di tipo neuroendocrino o fondamentalmente di tipo neurologico. A questo dobbiamo diciamo, aggiungere un'altra via importante di risposta centrale all'informazione periferica viscerale, che è la via colinergica antinfiammatoria vagale, ovvero tramite diciamo, le informazioni periferiche che derivano dai sistemi viscerali o dagli organi periferici, noi possiamo avere tramite il vago una modulazione dell'attività del sistema reticolo endoplasmatico, ovvero anche una diminuzione dell'attività delle cellule infiammatorie e del rilascio delle citochine infiammatorie periferiche. Quindi c'è un diretto rapporto di tipo neurologico e neuroendocrino tra periferia viscerale, sistema nervoso centrale e nuovamente ritorno al sistema nervoso periferico. Perché ci può interessare tutto questo? Perché, e lo vediamo qui negli ultimi lavori, diciamo degli ultimi sicuramente 3 anni, questa relazione tra sistema nervoso neurovegetativo e microbiota e sistema nervoso centrale non si ferma fondamentalmente a livello diciamo del nucleo ipotalamico o dell'ipotalamo, ma fondamentalmente fa entrare in gioco, come ha già detto Andrea, altre zone importanti a livello encefalico. Senza toccare l'asse della coscienza, ovvero il talamo corticale, sicuramente le informazioni, le varie informazioni che derivano dal sistema viscerale entrano in contatto con strutture come l'amigdala, l'ippocampo e, come ha detto Andrea, l'insula, che se volete è la zona, diciamo il nucleo fondamentalmente di, che riceve gli impulsi interocettivi e mette in rapporto questi impulsi interocettivi con quello che diceva Andrea, ovvero con altre afferenze di altro tipo, come ad esempio afferenze di tipo visivo o afferenze di tipo uditivo. Quindi l'insula, possiamo definire l'insula, soprattutto l'insula posteriore, il centro di elaborazione primario delle afferenze interocettive, e quello che è interessante ricordare è che l'insula posteriore manda i suoi neuroni e le sue afferenze a livello dell'insula anteriore, e questa a sua volta ha delle importanti connessioni con la frontale ascendente e col corpo cingolato anteriore. Struttura frontale ascendente e corpo cingolato anteriore che, se volete, sono la base del sistema cognitivo comportamentale e soprattutto relazionale dell'individuo, dell'uomo. Ok? Quindi quello è il discorso. Ci sono molti studi che oggigiorno dimostrano che c'è una netta connessione tra sistema, diciamo, viscerale e organico e problematiche a livello del sistema nervoso neurovegetativo, sicuramente, questo lo sappiamo già dagli anni 30, ve l'ho detto prima, ma soprattutto a livello, abbiamo delle connessioni col sistema nervoso centrale. E possiamo ben dire che le problematiche a livello gastrointestinale o da altri livelli, li vediamo dopo, possono essere alla base di problematiche di tipo cognitivo-comportamentale, come l'autismo, la schizofrenia e la depressione. Ci siamo?
studi importanti hanno messo ancora in relazione, vediamo, qui vi ho messo degli articoli che possono essere interessanti da leggere per gli osteopati, ma anche per chi semplicemente lavora con il corpo, pensando all'informazione che può essere data ai bambini, in età evolutiva, ma anche il paziente più adulto, ovvero mettono in relazione il microbiota, ad esempio con patologie, ve le vedete qui, neurologiche, come il Parkinson e l'Alzheimer, ma anche disfunzioni, patologie importanti come l'autismo. Ok? E vedete sulla vostra, penso, sinistra, alcuni degli ultimi lavori che sono stati, che sono stati presentati. Quello che mi interessa ancora dire è, spero che ci siamo con i tempi, che il quello che mi interessa ancora dire è che il microbiota, come vi ho detto, non lo troviamo solo a livello intestinale, ma esiste un microbiota polmonare in stretta relazione col microbiota intestinale. Quindi se noi parliamo di asse, diciamo intestino-cervello, possiamo parlare di un asse polmone-cervello, e questo diventa un asse intestino-polmone-cervello. Cosa che probabilmente verrà molto sviluppata nei prossimi mesi, perché sembra che sia la base di quello che è stato il problema principale da ottobre, ovvero il Covid-19. Anche qui ci sono diversi articoli, ve li ho messi, penso che potete andare tranquillamente a leggerli. Ultimo discorso, che sempre riguarda l'informazione periferica che interessa il sistema nervoso neurovegetativo e il sistema nervoso centrale, è la scoperta che a livello del cuore, okay, esiste cosa? Un insieme di gangli intrinseci. Questo lavoro è stato fatto da due americani, Armour e Hardell, che dà un'autonomia, gestionale di quello che è la fisiologia del cuore, distaccata dal sistema neurovegetativo, quindi dal sistema vagale, dal sistema noradrenergico simpatico. E quello che potrebbe essere interessante è che questi gangli intrinseci sembra la base di quella che è la memoria intrinseca a livello neuronale, a livello cardiaco, scusatemi, e da questi gangli derivano tutto un insieme di afferenze di varia natura. Dobbiamo pensare che a livello del cuore noi abbiamo anche una produzione di neuropeptidi, neurotrasmettitori, ma anche di ormoni. Quindi questo sistema ganglionare intrinseco è la base di quelle che sono le afferenze, le informazioni che arrivano a livello sottocorticale e corticale. Quindi cosa possiamo ben dire alla fine, e poi vedremo cosa può interessare il tutto da un punto di vista osteopatico? Che le vecchie idee di MacLean, ovvero del cervello tripartito, potrebbero avere una base neurofisiologica, biomolecolare effettivamente importante. Ovvero, se MacLean ha trovato a livello dell'encefalo tre cervelli sviluppati in tempi successivi, con delle funzionalità e delle peculiarità particolari, questo implica che forse anche a livello periferico abbiamo diversi cervelli, ovvero diversi gruppi neuronali, e possiamo dire anche diverse informazioni dal punto di vista neuropeptidico, che influenzano il sistema nervoso autonomo e il sistema sottocorticale e corticale in maniere differenti. Tutto questo può servire all'osteopata come base del lavoro. Naturalmente stiamo parlando di osteopatia viscerale, quindi a livello di osteopatia viscerale noi abbiamo diverse tecniche, ovvero diverse zone su cui noi possiamo andare a lavorare. Possiamo lavorare sul sistema fasciale di sospensione e stabilizzazione, sugli organi specifici o sui visceri grazie a tecniche sulla mobilità e la motilità, ma possiamo anche lavorare sul sistema arterioso, venoso e linfatico.
Possiamo anche tramite l'osteopatia far comunicare questi diversi cervelli, ovvero il cervello enterico, il cervello cardiaco e il cervello, diciamo, encefalico, e far sì che questi cervelli, ovvero questi gruppi neuronali o il sistema neuroendocrino che sottende questi sistemi, possiamo con l'osteopatia farli comunicare meglio. Ci siamo? Quindi il messaggio finale che volevo dare, scusate se ho corso, ma cerco di rimanere nei tempi, è che da un punto di vista osteopatico noi possiamo fare molto, secondo me, soprattutto grazie a cosa? Grazie alla scelta del livello su cui lavorare, ok? Quindi noi potremmo tranquillamente lavorare su più livelli. E abbiamo visto qui il sistema fasciale, ma possiamo lavorare sul sistema arterioso, sul sistema venoso, direttamente sul sistema nervoso autonomo o sul sistema nervoso centrale, ok? E la grande capacità e peculiarità dell'osteopata sarà quello di variare il tocco e gesto in funzione dell'informazione che vogliamo dare all'organismo. Quindi la nostra comunicazione potrà variare, la nostra relazione con l'organismo che stiamo trattando potrà variare, e se noi diamo l'informazione corretta a livello corretto, possiamo aspettarci che le risposte neuroendocrine o grazie al sistema nervoso autonomo o grazie al sistema nervoso centrale da parte di chi li riceve siano sicuramente più equilibrate, ma siano sicuramente più corrette. Sulla base di questo, e finirò con questo, penso di essere nei tempi giusti, tanti sono i lavori fatti da un punto di vista osteopatico, prendendo in considerazione il sistema nervoso autonomo, lo vediamo qui, prendendo in considerazione cosa? Varie tecniche strutturali più viscerali oppure a livello del sistema cranio-sacrale, tecniche controllate anche grazie a una rilevazione tipo l'Earth Rate Variability, quindi uno studio specifico a livello del sistema nervoso autonomo, ma anche, e questi sono i lavori più recenti, prendendo in considerazione anche tecniche radiodiagnostiche o neurofunzionali che prendono in considerazione il sistema nervoso centrale. Mi tolgo dalla presentazione per finire. Spero che mi vediate. Okay. E questo per dire cosa? Per dire che sicuramente a livello dell'organismo noi abbiamo un'integrazione studiata inizialmente con i primi lavori tra informazione periferica e sistema nervoso neurovegetativo. Quella che è la frontiera nuova e in cui l'osteopata ha sicuramente ancora molto da fare, molto da dimostrare, è la capacità di dare informazioni periferiche su vari sistemi, ok? Quindi dai più superficiali ai più profondi, e questo hanno degli influssi a livello sottocorticale, come diceva Andrea, e anche a livello corticale. Quindi quello che dico sempre è che auspico che i colleghi che hanno la possibilità di lavorare in ambiente sanitario come Andrea, lui è uno dei pionieri dagli osteopati che hanno portato avanti un lavoro raffinato di ricerca clinica in campo sia neonatologico, ma possiamo sviluppare tutto in campo pediatrico o in età evolutiva. Noi dobbiamo lavorare ancora molto e abbiamo la possibilità di farlo per dimostrare come l'informazione periferica ha un influsso eccezionale e primordiale su quella che è la risposta neurovegetativa, ma anche su quella che è la risposta cognitivo-comportamentale a livello del bambino in età evolutiva, ma potrebbe vivere anche dell'adulto quando ci troviamo di fronte a patologie di tipo neurologico o di tipo autoimmune. Quindi c'è ancora molto da fare, ma sono fiducioso, Andrea è un grande in questo campo, che porteremo avanti dei lavori scientifici che dimostreranno quello che vedete. Grazie.
Grazie Roberto, grazie mille. L'aspetto viscerale è sicuramente uno degli aspetti molto studiati e molto presi in considerazione e sicuramente è un aspetto che di quelli che va osservato con grande attenzione, ancora una volta all'interno di un contesto di integrazione tra le varie discipline, per poter realmente effettuare una diagnosi differenziale corretta e poter indirizzare i bambini con spettro autistico verso terapie mirate, evitando invece di incappare in teorie che a priori considerano la parte, come dire, l'origine come eziopatogenesi dell'autismo nell'intestino. E dunque è un aspetto molto importante. Ti ringrazio per come lo affronti e per come ce lo hai spiegato. E adesso a questo punto lascio la parola a Giuseppe Denaro. Buonasera a tutti. Un collega al quale, Giuseppe, posso dire pubblicamente quello che ho chiesto e che ho chiesto a tutti i relatori. Ho chiesto a tutti i relatori, per favore, portate il lettino sul web. Portiamo la nostra esperienza, cerchiamo di far capire veramente quale può essere l'importanza dell'approccio osteopatico, dell'approccio al corpo nei bambini con autismo. Allora, prego, lascio la parola a Giuseppe che ce ne parlerà sicuramente. Grazie. Grazie Alessandro, una buonasera a tutti. Allora, intanto di fondamentale importanza in questo caso la prontezza di intervento osteopatico, perché una cosa è intervenire in età neonatale, dove possa intercettare una disfunzione non strutturata, è una cosa è lavorare a 4, 5, 6 anni, dove mi ritrovo una serie di resistenze che hanno trovato una risposta compensatoria. Perché dico questo? Perché lo sviluppo sensomotorio si basa fondamentalmente su due fattori essenziali. La libertà funzionale, ovvero la capacità di ricevere e rispondere agli stimoli interni ed esterni, e l'altro aspetto è il fattore tempo, ovvero lo sviluppo armonico attraverso l'esperienza del gesto che porta alla fine alla maturazione sensoriale. La sensorialità è in stretto rapporto con le funzioni cognitive ed è grazie alle funzioni cognitive che possiamo rielaborare la nostra realtà. Quindi se vi è un'alterazione della sensorialità in età evolutiva dove abbiamo un picco massimo dell'apprendimento, è chiaro che avremo una difficoltà nell'elaborazione delle informazioni che arrivano e una distorsione in quelle che vanno in uscita. In età evolutiva, per avere un feedback positivo, mi baso fondamentalmente sulla modulazione sensoriale. Parlo della modulazione sensoriale perché abbiamo diversi contesti, ovviamente non possiamo somministrare lo stesso trattamento a persone che hanno diverse necessità, come osteopatia ci insegna. Ad esempio, c'è un'enorme differenza tra una immaturità sensoriale creata da una disfunzione e una iperstimolazione che disturba il sistema sensoriale. Cerco di farmi capire con due casi clinici. Intanto da sottolineare l'attenta valutazione del dottore Pace, sempre scrupoloso, è un osteopata mancato, diciamo. Mi invia una bambina di 4 anni con una palatoschisi corretta ovviamente in primarietà chirurgica con veloplastica e quindi con tutto quello che si porta dietro a livello sensoriale. Ovviamente la bambina non parla, ha un forte ipertono, difficoltà nella deglutizione, digrigna giorno e notte e ha un grosso analfabetismo motorio. Allora, in prima seduta, intrattabile e non valutabile, decido di trattarla in seconda seduta, suggerendo ai genitori di farla venire addormentata e in sera tardi. Infatti la difficoltà maggiore la troviamo nell'aggancio iniziale.
in seconda seduta con la bambina addormentata, in questo caso ho potuto lavorare in totale libertà sul sistema cranico, svincolandomi le suture e quindi detendendo tutto il sistema duramerico. Ho fatto un lavoro sui nervi periferici di competenza, in questo caso parliamo del trigemino attraverso un lavoro importante sulle suture e attraverso le sue emergenze. La stimolazione vagale, perché comunque consideriamo che il palato molle è innervato da tutto, dal plesso faringeo tranne per il tensore del palato. E poi ho lavorato sull'ipoglosso e sul glosso faringeo per la sensibilità e la motricità linguale. Ovviamente ho lavorato in primarietà, riuscendo a lavorare senza lasciarci un dito, sulla volta palatina, l'intrabuccale. Infine mi svincolo l'aponeurosi cervicotoracica. Dalla seconda seduta la bambina arriva in studio molto serena e riesce addirittura a lavorare sul lettino in piena autonomia. Fondamentalmente che cosa è successo? È cambiata la sua biodisponibilità. La bambina ha ridotto notevolmente il bruxismo, è migliorata la deglutizione, è migliorato il tono posturale, la mobilità cervicotoracica e sta migliorando la risposta motoria e fonetica. Ovviamente poi tutto il lavoro sarà integrato con la psicomotricità e la logopedia. Questo in questo caso è un caso di immaturità sensoriale dove la disfunzione non permette lo sviluppo delle corrette funzioni di deglutizione, di fonazione e di masticazione e quindi questo crea un ritardo nella sperimentazione sensoriale nell'età in cui è di fondamentale importanza. L'altro caso invece è un caso di un bambino a 7 anni con una plagiocefalia che si colloca al quarto grado secondo la scala Argenta, con un conseguenziale adattamento delle sfere craniche in set bending rotation, parliamo di a livello osteopatico, un condilo intraosseo di destra e in particolare la compressione su tutte le suture direttrici di destra. In questo caso il bambino presenta all'età di 2 anni scariche ipersincrone epilettiche con crisi generalizzate. È da considerare che questo bambino è nato con un parto trigemellare con cesareo. Si presenta con movimenti stereotipati, soprattutto nel capo, sugli arti inferiori e superiori, con scariche ipertoniche importanti. Da considerare che a livello motorio dinamico ha una armonizzazione pazzesca, però in fase di riposo si presentano tutti i disturbi motori. In prima seduta lo tratto con difficoltà, ma riesco a metterlo sul lettino in supino. Comincio con il lavoro delle membrane di ritenzione reciproca ed effettuo una normalizzazione sul forame magno, sul foro lacero posteriore e sulla sutura occipitomastoidea. E infine mi libero a livello strutturale il condilo intraosseo, che dava un enorme fastidio a livello neurovegetativo. Quindi subito noto un cambio netto di tono con un rilassamento sistemico importante. Dalla seconda seduta, a distanza anche di 30-40 giorni, il bambino ha azzerato completamente gli atteggiamenti viziati del corpo e soprattutto del capo e non si sono presentate per fortuna fino adesso le crisi epilettiche che ovviamente creano un enorme disturbo a livello sensoriale. In questo caso, rispetto al primo che abbiamo citato in precedenza, abbiamo tolto semplicemente l'elemento di disturbo sulla porzione del tronco encefalico, no? Attraverso la normalizzazione occipitale che dà una notevole forza di taglio sul forame magno con il lavoro sul condilo intraosseo liberando appunto l'elemento compressivo sul vago e liberando le suture craniche e inibiamo appunto la stimolazione trigeminale. Quindi in conclusione, se nella prima bambina abbiamo rimodulato partendo da un'immaturità funzionale appunto dato da una palatoschisi, cercando poi alla fine di stimolare la sensorialità, nel secondo caso ho cercato appunto di rimodulare cercando di eliminare l'elemento di disturbo sensoriale.
Questo ci fa capire comunque che purtroppo da noi arrivano in una fase dove dobbiamo trattare disfunzioni già strutturate con presenza del sintomo, che non è altro che fondamentalmente la materializzazione della disfunzione primaria. Sarebbe interessante in questo caso partire dalla nascita e, se vogliamo essere proprio, diciamo, lungimiranti, dovremmo partire anche dal quarto mese di gravidanza, in modo da ristabilire degli equilibri biomeccanici per armonizzare tutto quello che poi sarà la biomeccanica del parto. Grazie Giuseppe, questa è l'esperienza diretta del campo, sì. Questa è l'esperienza diretta sul campo proprio, è veramente il lettino sul web. Sì, ho portato un po' l'esperienza clinica che c'è ogni giorno, diciamo, che viviamo ogni giorno. È chiaro evidente. E non è mai facile riuscire ad approcciare con bambini che hanno simili disturbi. No, non è mai assolutamente facile. Il setting è molto difficile. Terapeutico deve essere sempre molto elastico, quindi spesso i bambini non riusciamo a toccarli in prima seduta, riusciamo ad avere un approccio relazionale con loro e poi successivamente cominciano a gradire il tocco. Ecco. Cominciano a gradire il tocco. E spesso e volentieri ci capita che i bambini siano loro a direzionare le nostre mani sul loro corpo, no? Accade questo. Accade che magari il bambino non manifesta, perché non parla, non manifesta una dolorabilità in una zona, non lo dice, non lo restituisce agli altri, non può dirlo ai genitori, ma il contatto, la palpazione delle mani mette in evidenza quella zona che, una volta trattata, diventa piacevole. Il bambino diventa sicuramente molto più disponibile, ecco, in generale. Grazie Giuseppe. Perfetto, grazie a voi. Benissimo, allora passo la parola ancora a un altro importante relatore della serata, a Maurizio Montoro, e anche lui ci racconterà della sua esperienza che sta facendo a Catania ormai da un bel po' di tempo. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito. L'argomento che cercherò di trattare si rivolge alle plagiocefalie, perché ho avuto la possibilità di lavorare per circa un anno al Policlinico di Catania in terapia intensiva neonatale, e quindi di plagiocefalie ne ho viste tante, ma soprattutto mi sono accorto che nel mio studio, in particolare parlando anche con altri colleghi, negli studi osteopatici stanno arrivando moltissime plagiocefalie. Il motivo, chiacchierando con alcuni amici miei pediatri, può essere quello che ormai le mamme, le donne partoriscono in età molto avanzata. Quindi io nel mio studio ho donne di 35, 38, 43, 46 anni che seguo durante le loro gravidanze, quindi ovviamente questi bambini stanno in ambienti, diciamo così, poco elastici. Detto questo, due parole sulle plagiocefalie. Ci sono delle plagiocefalie che possono derivare da problemi da parto o dal travaglio, e ci sono delle plagiocefalie cosiddette posizionali che apparentemente all'inizio non si manifestano, che poi nel tempo, nei mesi a venire, iniziano a presentarsi, creando dei problemi a livello occipitale. Abbiamo una terza situazione, che è quella sinostosica, ma questa è di natura chirurgica, va seguita insieme al chirurgo maxillofacciale. Proprio in questo periodo, da circa un anno, seguo un bambino con una sindrome importante che è seguita dal Meyer di Firenze, con una sinostosi, e stiamo cercando di fare in modo che ha subito già questo bambino diversi interventi chirurgici a livello cranico per liberare le suture che sono bloccate, e stiamo cercando di fare in modo di che con il trattamento osteopatico la parte libera del cranio cerchi di compensare quella che è meno mobile, aiutando questo bambino, e ci sono dei risultati interessanti a detta del chirurgo che sta seguendo questo bambino. Detto questo, cosa succede?
Succede che quando il bambino nasce, spesso grazie alla sua plasticità della zona occipitale, che è molto cartilaginea, si creano delle distorsioni. Io uso il termine distorsioni quando parlo in un contesto multidisciplinare. Evito il termine strain perché magari gli osteopati che sanno di cosa stiamo parlando, i non osteopati magari possono non comprendere questo aspetto. Quindi queste distorsioni avvengono durante il travaglio o durante il parto. Ora cosa succede? Succede che in questi bambini viene coinvolto l'aspetto sensoriale, ma come avviene la relazione tra plagiocefalia e sensorialità? Questi bambini vanno incontro spesso a problemi di natura uditiva, di natura visiva, perché viene coinvolto il nervo ipoglosso, viene coinvolto il vestibolo, viene coinvolto la visione, grazie al fatto che il massiccio facciale si deforma. Molti di questi bambini plagiocefalici hanno delle grosse asimmetrie a livello delle orbite. Ovviamente le asimmetrie, se non vengono recuperate in tempi brevi, significa che il bambino deve essere visto appena nato, ma purtroppo sappiamo bene che nei nostri studi non è così semplice che questi bambini arrivano in tempi così precoci. Spesso trovo delle plagiocefalie che arrivano nel mio studio a 8-10 mesi, un anno e mezzo. Ovviamente trattare, come già qualche collega ha detto, un bambino a 10-15 giorni di vita, c'è molta plasticità, si può lavorare molto bene. Ovviamente trattare un bambino di un anno, c'è già una parte che ha iniziato a creare una ossificazione, diventa un po' più complesso. Quindi la sensorialità con la plagiocefalia è legata al fatto che tutto il sistema sensoriale, vestibolo, occhi, l'ipoglosso coinvolge la lingua, con tutti i problemi che crea sul piano simbolico questo aspetto di questa bocca alterata grazie al fatto che la lingua non funziona come dovrebbe. Un'attenzione particolare ho cercato di rivolgere è quella legata agli astigmatismi. Questi bambini, nella mia città sono riuscito a creare da diversi anni un team di lavoro dove oltre all'osteopata, ci sono degli optometristi, odontoiatri, neuropsichiatri, insomma c'è un bel team di lavoro dove il bambino cerchiamo di valutarlo in un contesto multidisciplinare. Ho riscontrato delle interferenze importanti nei bambini plagiocefalici che quasi sempre spesso portano questi bambini degli astigmatismi. In particolare ho trovato una relazione interessante tra l'astigmatismo obliquo e le scoliosi. Questo perché abbiamo fatto una valutazione statistica dove abbiamo visto centinaia di bambini con plagiocefalie e ci siamo accorti che questa forma di astigmatismo, per esempio, è relazionata con le scoliosi. Ovviamente quello che sto per dire non è una certezza, secondo me andrebbe indagata, però da queste valutazioni potrebbero nascere anche delle potenziali ricerche. Quindi, quando parliamo poi di plagiocefalia, ho fatto un lavoro anche importante in questi studi odontoiatrici con le plagiocefalie e i trattamenti ortodontici. Per esempio, mi sono accorto che alcuni bambini plagiocefalici subiscono degli stress importanti nel momento in cui vengono trattati con gli espansori. Per questo perché? Perché uno dei mascellari è più bloccato dell'altro. Nel momento in cui viene applicato l'espansore rapido, si mobilizza quello che già ha più mobilità e l'altro mascellare rimane bloccato. Di conseguenza il bambino utilizza compensare tramite la colonna vertebrale scoliotizzandosi. Ora, c'è una relazione tra sensorialità e plagiocefalia, secondo il mio modesto punto di vista, importante. Tra l'altro cito una ricerca che prima di affrontare questa relazione ho trovato, dove una ricerca americana degli anni 90,
dove un team di osteopati e medici di varie formazioni, quindi otorino, pediatri, pediatri, hanno fatto un'indagine su un gruppo di bambini che hanno subito traumi da parto, e il 72% di questi, 72,8% di questi bambini aveva dei problemi di apprendimento, aveva dei problemi di apprendimento e di attenzione. Quindi io credo che plagiocefalia, sensorialità, apprendimento e attenzione sono dei fattori che andrebbero indagati, ovviamente con un team di professionisti nei vari, nelle varie specializzazioni. Quando parlo di sensorialità, ovviamente non si può non parlare di sistema propriocettivo, e quando si parla di sistema propriocettivo non si può non parlare di emozioni. Ovviamente il tempo a disposizione è pochissimo, quindi apro questa parentesi e concludo dicendo che qualcuno già ha accennato qualcosa. Il sistema propriocettivo ha lo scopo di informarci su come siamo, dove siamo e chi siamo. Questo è lo scopo del sistema propriocettivo. Da qui la relazione col mondo emozionale. Io uso il termine emozionale, non psichico, volutamente. Perché? Perché nel termine emozionale c'è sempre il corpo, nel senso che c'è una mano che suda, un viso che si arrossa, una postura che cambia o un viso che si apre di gioia, di felicità. Quindi ci sono degli aspetti corporei importanti, come tanti di voi già in alcuni momenti hanno già messo in evidenza. Io concludo questa relazione con un caso clinico di due gemelle che ho visto l'anno scorso. Due gemelle di 7 anni che mi sono state inviate da una pediatra perché a suo dire queste gemelle avevano una scoliosi. In realtà la scoliosi c'era. Durante l'anamnesi mi sono accorto, ed era molto evidente, che queste bambine avevano una importante plagiocefalia che non era stata mai trattata. Inoltre mi sono accorto che, parlando con le bambine, mi osservavano e mi guardavano in faccia in maniera particolare. A quel punto mi sono coperto il viso, mi sono coperto la bocca, e la scoperta è stata che le bambine praticamente avevano il 30% di udito e avevano perso il 70% della loro capacità di sentire. Questo è successo perché li ho inviati ad una visita specialistica e questo è stato il risultato. Ovviamente i bambini non dicono se vedono poco o sentono poco, perché hanno delle grosse capacità di adattamento. È difficile che un bambino, mi capita spesso dentro lo studio di incontrare bambini come queste due gemelle di 7 anni, ma di 5, di 6, o anche a volte mi è capitato un caso anche un po' più grande di età, che avevano problemi di udito o problemi visivi importanti, assolutamente non attenzionati. Questo perché, ripeto, il bambino non dice mai vedo poco o vedo male, è raro. Quindi bisognerebbe fare dei controlli specifici molto attenti. Io concludo questa relazione ringraziandovi ancora per l'invito. No, grazie. Poi, scusa Maurizio, volevo aggiungere una cosa perché è molto importante questa tua osservazione, che è difficile per un bambino che ha sentito sempre in quel modo pensare che si possa sentire in un altro. E questo è il problema su cui anche noi ci imbattiamo ogni giorno, no? Dice, ma non l'ha segnalato, ma se quel bambino ha visto... Per lui è normale sentire quel modo. Assolutamente. Ma questo è assolutamente vero e lo possiamo riscontrare anche in tanti altri ambiti, no? Pensiamo per esempio ai bambini che nascono con delle gravi malformazioni ai piedi, no? Con piede torto, con piede varo. Certo. A fronte di tutti i percorsi riabilitativi che fanno, anche quando i piedini rimangono nella loro difficoltà, i bambini corrono lo stesso
e saltano lo stesso e lo fanno lo stesso. Si adattano ovviamente. Perché si adattano. Quello che possiamo fare noi, e di cui per esempio all'Istituto di Ortofonologia abbiamo iniziato a parlare, è cominciare a vedere come le difficoltà somatiche possano in qualche modo indirizzarci in una traiettoria di sviluppo. Cioè, cosa può avvenire da grandi? E pongo anche agli altri colleghi questa riflessione. Tutti gli osteopati abbiamo forse anche una piccola fortuna, che è quella di seguire sempre dei corsi in cui noi studiamo il paziente adulto e successivamente iniziamo a studiare il bambino, no? A meno che qualcuno di noi non viene già dal mondo dell'infanzia, dal mondo della pediatria, facciamo un po' uno studio a ritroso. Questo ci consente di poter avere degli occhi che nella globalità dello sviluppo possano veramente farci rendere conto di come quel corpo così organizzato possa andare incontro a quel tipo di traiettoria di sviluppo. E dunque possiamo intervenire sul corpo del bambino cercando di offrirgli una migliore traiettoria di sviluppo. Sì, Alessandro, in merito a questo, io ovviamente per una questione di tempo, di tempistica, ho parlato di distorsioni occipitali che coinvolgono tutta la parte neurologica, eccetera, eccetera. Ma ovviamente tutta questa parte centrale compensa utilizzando la periferia. Io ancora mi ricordo, e Roberto ne sa qualcosa, il mio direttore, che adesso purtroppo non è più con noi, che ci diceva sempre che il corpo compensa utilizzando la periferia. Il grande meccanismo di compensazione del corpo è proprio la parte periferica. Quindi queste disfunzioni che troviamo a livello centrale con una distorsione o uno strain a livello occipitale che comporta tutto quello che sappiamo, poi lo ritroviamo a livello podalico nel modo di deambulare del bambino, ovviamente, ma questo modo di deambulare coinvolge la sfera emozionale del bambino, perché questi bambini hanno delle percezioni, delle sensibilità, delle sensorialità completamente alterate, perché quando un bambino ha avuto una distorsione occipitale che coinvolge l'ipoglosso, coinvolge il vestibolo, c'è un problema visivo legato a un astigmatismo importante, i piedi hanno compensato, ma sto bambino sul piano sensoriale come dovrà andare avanti? Con che modalità, ovviamente. Quindi da qui è importante la precoce valutazione del neonato, che comunque, secondo il mio punto di vista, piano piano sta migliorando, perché adesso arrivano negli studi molti bambini piccolissimi appena nati, mi arrivano dall'ospedale, arrivano dai pediatri, insomma, sta cambiando. Vedo il futuro positivo in questo tempo. Assolutamente d'accordo. Quello che vorrei dire a conclusione di questa tavola rotonda è che è chiaro, evidente, che ognuno di noi questa sera ha messo in risalto il corpo al centro di una relazione. E quando parliamo di bambini con autismo, parliamo sempre di uno degli aspetti importanti dell'autismo, che è proprio un disturbo di relazione, e come il corpo possa interferire nei loro disturbi di relazione e dunque possa essere agevolato lo sviluppo della loro relazione all'interno di un percorso terapeutico. E ci tengo anche a dire che all'Istituto di Ortofonologia avviene qualche cosa di incredibile, poiché questa diagnosi viene condivisa da più specialisti contestualmente. Ci sono più occhi che contestualmente, nello stesso spazio, nella stessa stanza, nello stesso tempo, osservano e si relazionano con il bambino, creando un ambiente clinico unico nel suo genere, dove la valutazione e la diagnosi e la scelta del percorso terapeutico viene condivisa da più specialisti che mettono in evidenza quelle che sono le priorità del bambino,
sempre passando attraverso la mediazione corporea. E qui... questo mi sembra il messaggio tanto importante che con grande piacere ho sentito un po' da tutti, no? Che è il modello che si sta ripetendo giù a Trapani, so di Maurizio che lo fa da tempo e abbiamo sentito da Andrea e Roberto certamente queste possibilità di scrivere traiettorie di sviluppo sono molto importanti. Io so e avevo lanciato proprio questa possibilità di unire le forze per cercare di definire un quadro. Noi ci occupiamo tantissimo di bambini autistici e quindi diciamo lascio a voi il compito, ne abbiamo parlato con Giuseppe ultimamente, lo lancio un po' a tutti, la possibilità di, perché noi lo vediamo che ci sono dei quadri che si ripetono, con quindi disturbi associati che si ripetono, con quelli che voi definite estremi di un certo tipo, e che possiamo vedere in un'ottica generale, che noi vediamo come quadri psicologici che si strutturano. Quindi io vi lancio proprio, come mi faccio un po' promotrice di mettere insieme con dei collegamenti che era un po', penso in futuro, insomma con Alessandro pensavamo, stasera mi dispiace avete avuto un tempo limitato, però a me faceva invece piacere che ci fosse una panoramica, perché si potesse sentire in quanti ambiti e quali sono le basi del vostro lavoro, che è stato anche non capito per lungo tempo e ora comincia ad essere maggiormente compreso e accettato. Quindi voleva essere questo le tante voci, ma sicuramente dedicheremo degli spazi specifici a ognuna delle cose che avete trattato, insomma, perché meritano, no? Quindi Alessandro, lascio a te chiudere e soprattutto lascio a te il compito di coordinare un possibile lavoro di ricerca. Assolutamente, siamo nell'Italia tutta questa sera, da nord a sud. E dunque l'invito, come ci siamo già detti con Andrea più di una volta, lo rivolgo anche agli altri, uniamo le nostre forze perché ne abbiamo veramente bisogno e possiamo creare, visto che l'Italia in questo momento sta producendo degli studi in ambito pediatrico molto importanti, uniamo le nostre forze e troviamo un punto comune di osservazione. Troveremo anche un altro punto di incontro, di riflessione, che sia online o che sia in presenza, e grazie al quale poter anche stilare, come dicevamo con Andrea, una sorta di osservazione. E all'Istituto di Ortofonologia la dottoressa Vanadia si è occupata anche di questo e dunque abbiamo già una serie di segni che possiamo osservare nei bambini già appena nati. E questo lo metteremo a frutto dell'Italia, degli altri, e grazie a questo sicuramente ne verrà fuori uno studio molto interessante, ne sono certo di questo. Detto questo, penso che possiamo concludere e non so se gli altri colleghi vogliono aggiungere qualche cosa. Guarda, io solo una questione velocissima. Recentemente abbiamo pubblicato su Frontiers in Pediatrics una scala di valutazione osteopatica. Questo è un passaggio fondamentale per la nostra professione, perché siamo riusciti a standardizzare una valutazione che ha una validity e una reliability che è possibilmente condivisibile. Quindi, a prescindere da tutto quello che è stato detto, gli strain, eccetera, eccetera, che va benissimo tutto, noi dobbiamo intanto avere, come tutte le altre specialità mediche, un modello condiviso di valutazione. Poi il trattamento sarà in scienza e coscienza quello dello specialista, così come accade tra i neuropsichiatri, tra i neonatologi, eccetera, ma non è possibile ancora adesso non avere una condivisione di una valutazione che permette a me e a te, a Roberto, a Maurizio, a chiunque, di dirci questo è un valore e tu al volo sai cos'è questo valore. Questo lavoro l'abbiamo fatto, è durato 5 anni, l'abbiamo pubblicato su un giornale di pediatria, non di osteopatia, quindi questo
ha aperto un mondo che spero venga condiviso, perché io ho bisogno di tanti esperti che la usino per criticarla in senso costruttivo e per aggiungere un valore aggiunto. Adesso abbiamo mandato la validity di questa scala a Pediatrics, il giornale più importante di pediatria che c'è. Se la pubblicano facciamo un colpaccio, scusate, della Madonna. Nel senso che... direi di sì. Perché vuol dire che tutto il mondo pediatrico ha accettato il fatto che possiamo avere una valutazione categoriale e numerica, per cui in un minuto riusciamo a fare una valutazione, un bambino che dorme, che è in incubatore, che è in braccio alla mamma, eccetera, condiviso, che ci dà un indice di gravità. Io spero adesso verrà presto pronto il full text, spero che ognuno di voi abbia la pazienza di leggerlo, di utilizzarlo e di partecipare all'incremento delle critiche, in modo tale che poi diventa uno strumento che ci permetterà di condividere. Io adesso questo oggetto lo scriverò in cartella clinica, cioè in neonatologia io farò una valutazione, viene messo in cartella clinica come una valutazione, è un passaggio epocale dal punto di vista di queste partite. Quindi spero presto di girarvelo e spero che mi arrivino bordate di critiche, ma in senso costruttivo ovviamente. Quindi sì. Ti capisco, grazie. Andrea, ti capisco benissimo, ti ringrazio veramente, perché di questi studi poi ne beneficiamo tutti indistintamente, quindi sono sempre la base su cui poi strutturare nuovi studi e nuove riflessioni. Questa sera avete detto 100 cose che si possono studiare, ragazzi, diamoci una mossa in questo senso, davvero. Perché sennò diventa la solita esperienza personale che vabbè, siamo qui a parlare noi, bellissimo, abbiamo gente illuminata come chi sta ascoltando, ma dobbiamo mettere in campo, per cui l'osteopatia adesso, vuol dire, è arrivata a un momento in cui, se io dico che decomprimo un condilo, devo dimostrare effettivamente cosa succede a tutti gli effetti, non perché non succede, perché noi clinicamente lo vediamo tutti i giorni, ma perché deve essere un metodo condiviso, deve essere comprensibile e condiviso. Quindi è ora proprio di darci una... lavorando con... Diciamo che forse sono diventati maturi i tempi, esatto, no? Esatto. Perché veramente con Alessandro abbiamo detto, abbiamo passato serate, giorni, notte cercando di... mancava sempre la possibilità di avere l'elemento per fare ricerca, no? Ma mi sembra che i tempi siano maturi anche per l'impulsamento di neuropsichiatri. Qui abbiamo Paolo Pace, Elena Vanavia, che si sono aperti a questo, e quindi c'è un'interazione forte, non soltanto io sono psicoterapeuta, cioè è proprio necessaria la sinergia di tutti, no? Quindi mi sembra che i tempi siano ora maturi, quindi credo che il tuo invito a usare questo sia preziosissimo e bene, grazie. Ma anche da usare le mani di giorno e pensare di notte, questo è il modo. E già, chi è Paolo? Sì, Magda, desideravo intervenire. Vai. Non prima. Ne hai la possibilità. Grazie per la facoltà che mi dai. Non prima di fare una considerazione, io considero gli osteopati i più bravi artigiani del corpo. Laddove poi raggiungono vette dell'arte, perché poi qua è stato citato questa esperienza in Sicilia, abbiamo visto all'opera Alessandro, in maniera più prossimale Giuseppe, e abbiamo visto con Enzo, con Barbara, con Antonella, i visi dei nostri bambini. Qua a Barsala, diciamo, i visi esprimevano con un'espressione ma su bene di l'un nivin, nel senso che ricevevano, e credo che Alessandro lo abbia questo focalizzato bene quando diceva sono i bambini che con la loro mano ci conducono dove è focalizzato il loro malessere, e sono stati dei passaggi bellissimi, perché come dice sempre Magda, gli osteopati vanno dove sta il bambino e quindi ne traggono beneficio. Fatta questa considerazione in maniera breve, anche nell'ottica della interdisciplinarietà tanto evocata questa sera,
Volevo ricordare il caso che ha presentato Giuseppe, il caso di una sindrome epilettica generalizzata, l'ha esposto benissimo, però da un punto di vista mio di curiosità, da medico e anche epilettologo, è stato evocato il vago, è stato un grande convitato di pietra il vago questa sera, i latini lo chiamavano errante, anche per specificare la delicatezza per quanto riguarda il trattamento. Noi in ambito epilettologo vi sono dei centri in Italia iperspecializzati che quando vi sono delle epilessie refrattarie ai farmaci impiantano dei dispositivi nella zona sottoclaveare, tra la pelle e il muscolo pettorale, dispositivi che vanno a stimolare in maniera proprio elettrosensoriale il vago affinché il vago possa creare una inibizione per quanto riguarda appunto la manifestazione di queste crisi epilettiche appunto refrattarie. Voi osteopati potete dare una prospettiva per quanto riguarda la stimolazione del vago perché, ripeto, entra sempre nella vostra operatività il vago. Vi sono degli studi in tal senso in Italia o a livello internazionale che ci danno una prospettiva di beneficio non invasivo, ma come può essere quel dispositivo che ho citato per quanto riguarda il trattamento dell'epilessia? Chi desidera rispondermi, ovviamente. Vai Andrea, ti ho visto a sentire. No, sì, ci sono degli interessantissimi studi. Io amo sempre citare studi non osteopatici perché noi siamo bravissimi, è verissima la definizione di artigiani del corpo, è bellissima, siamo anche artigiani del nostro autocompiacimento, quindi è importante trovare studi che non siano per forza osteopatici. E ci sono due studi molto interessanti fatti da gruppi di anestesisti in cui si è visto che il trattamento nelle aree prossimali del vago va a modificare gli aspetti di risposta in diretta, per cui questo aspetto è molto interessante. Tra l'altro, uno degli aspetti ancora più interessanti rispetto a prima, qualcuno parlava di heart rate variability, questo è veramente il futuro della ricerca in ambito neonatologico e pediatrico, perché ovviamente l'indice, sappiamo che l'indice di salute del vago attraverso queste osservazioni di frequenza e di tempo, no? Quindi dominio di tempo e di frequenza. E in realtà ci sono degli aspetti di dominio di frequenza che in continuo, quindi queste sono le low frequency, danno la tendenza alla salute e al buon funzionamento vagale. Attraverso la manipolazione si è visto che siamo in grado di modificare questi aspetti, quindi a ricaduta e in diretta vanno a rimodulare quelli che sono gli aspetti di funzionamento di tipo cerebrale, quindi anche qua è tutto empirico e tutto osservazionale, dovremmo metterci a lavorare in questo senso, ma in realtà è molto interessante perché ci sono degli studi di base, di fisica e di biologia di base che ci danno le basi per poter iniziare questo tipo di ricerca. Quindi la risposta è assolutamente sì. Bene. Diciamo anche al dottor Pace dicendo che nelle tecniche neurovegetative, no, di medicina osteopatica insegnate un tempo e ancora oggi in qualche scuola, esistono delle tecniche di inibizione o di stimolazione vagale, no? Dunque si è studiato l'effetto di queste tecniche. Certamente queste tecniche, come giustamente dice Andrea, hanno bisogno oggi di essere, verificate sul campo, riproducibili e giustificate attraverso la possibilità che la ricerca offre oggi con la strumentazione adeguata. Questo è sicuro. Alessandro, c'è tanta tecnologia ed è possibile con pochi euro avere un monitor che in continuo ti dà l'RSSMD, che è l'indice delle low frequency su altre variability. Quindi tu in diretta potresti teoricamente metti le mani e vedi se stai facendo un buon lavoro, se vai in una direzione di high frequency, quindi ortosimpatiche, di very low frequency, quindi di onde altamente parasimpatiche, o di low frequency, che sono le onde vagali. Quindi
c'è tutto, bisogna solo per voglia di mettersi lì e di continuare il progetto. L'unico problema sicuramente lì in questo caso è la variabilità del test, perché comunque quando si parla sempre di neurovegetativo, qualsiasi cosa, anche la luce, può far variare tutta la componente. Ci sono gli strumenti per poter vivere, farlo in un ambiente protetto, non è, quelli sono variabili che si possono tranquillamente organizzare, no? Nel senso che tu hai anche una risonanza magnetica funzionale, risenti di queste cose, ma se tu lo metti in un ambiente protetto lo puoi tranquillamente fare. Quindi è vero quello che dici, però le potenzialità per fare questo tipo di lavori ci sono. Ovviamente. Tra l'altro ti dà anche uno strumento, un feedback velocissimo di quello che stai facendo, quindi è ancora più stimolante e interessante, no? come ragionamento. No? Per cui... Noi ci stiamo organizzando al Lido perché da qualche anno utilizziamo un test di valutazione che è il TCE, che è un test del contagio emotivo, e attraverso questo test viene fuori una valutazione di tipo emozionale del bambino e non solo, e stiamo cercando con la dottoressa Di Renzo di studiare quelle che sono le variazioni organiche, per esempio rispetto alla frequenza respiratoria, al battito cardiaco. Oggi ho preso due strumenti che forse si verranno, oggi l'ho finalmente comprati, che li cercavo. Perché fino ad oggi abbiamo utilizzato le mani dell'osteopata, che durante il test io mi metto a mo' di poltrona per questi bambini e ascolto, prendo il polso, ascolto la frequenza respiratoria e ascolto la reazione del corpo. Inizieremo a misurarla perché lo abbiamo detto e lo faremo sicuramente. Ecco, la dottoressa ce l'ha detto stasera in diretta, sono contento, quindi non vedo l'ora di all'opera. Vi prego, fatelo anche sul bambino normale, perché assolutamente sì. Uno dei problemi che noi facciamo dei lavori della Madonna e poi non abbiamo la tara sul normale, quindi ci rispieghiamo solo per questo. Comunque io ho stimolato uno studio sulle plagiocefalie e ho capito che, su cui ragioniamo da anni, che lo dobbiamo fare col gruppo di controllo popolazione normale, ed è facilissimo farlo, esatto. Perché noi abbiamo una quantità di bambini autistici considerevole e avere la popolazione normale non è un problema, quindi dopo l'estate con il dottor Pace noi e tutti quelli usufruiremo di tutto il vostro aiuto, Maurizio, anche è un invito a te di fare uno studio congiunto su questo, no? Possiamo fatelo bene, perché il grosso problema degli studi è che parte male l'architettura e poi dopo devi correre dietro bias clamorosi, quindi non te lo pubblicano, insomma, questo è... No, infatti sono solo 10 anni che ragioniamo, però abbiamo provato e forse ce la possiamo fare. E l'ultima volta ero proprio con Giuseppe, ho detto, ma l'uovo di Colombo, ma la popolazione normale, cioè, pensa e ripensa, con Alessandro abbiamo fatto tutti i tipi di ragionamento, allora prendiamo i membranosi, no, allora facciamo, l'abbiamo fatto con le correlazioni, con tutti i test, no, ma ci sono ancora, anche con Roberto abbiamo ragionato, ci sono proprio alcune, quello che tu stai dicendo, alcune cose di base che vanno studiate, capite nel vostro ambito e poi correlate, se no è difficile. È così. Noi abbiamo fatto uno studio fighissimo, messo in piedi uno studio fighissimo sulla respirazione del bambino prematuro con 2000 parametri, così, poi vado a fare una ricerca sulla bibliografia, non c'è un contro sul bambino nato a termine. E che cacchio, capito? Allora, ok, bene, torniamo indietro, rifacciamo il bambino nato a termine, sano, quello bellino, rosino, 50 di lunghezza, 35 di cranio, 3,5 kg, cioè, capito? Partiamo da lì, va che è meglio, capito? Quindi, sì, e comunque sono d'accordo, va impiantato, ma mi sembra che i tempi siano abbastanza maturi per poter decidere di impiantare uno studio ben fatto, no? Ottimo. Bene. Inizialmente, Andrea, avevamo strutturato una scheda di osservazione dei bambini che era un po' la scheda di osservazione di Viola Fryman. Quindi io quando vedevo i genitori cominciavo a chiedere lo stato di salute dei genitori prima della gravidanza. Certo. Per poi arrivare al trauma del parto e via dicendo, no? Alla fine abbiamo preso in considerazione tanti di quei parametri
che invece non ci hanno portato a nulla perché erano troppo, e abbiamo capito esattamente che dobbiamo ritornare un pochino con i piedi per terra, cominciare a parlare di cose un pochino più facili, più strutturali, più semplici, ma che ci possono invece aprire una strada alla ricerca e che possono essere il punto di partenza per tanti altri. Sì, certo. È come le correlazioni di cui parlava Maurizio, che poi sono quelle che ci servono nella clinica, no? Perché anche noi, Maurizio, abbiamo, io ti dico, non da osteopata, ma la correlazione nei bambini autistici con disturbi visivi, con problemi di deglutizione, con tra l'altro uno studio osteopatico proprio parla di una percentuale altissima di bruxismo nei bambini autismi e con autismo. Quindi, cioè, ci sono i dati, si tratta di prendere quegli elementi verificabili, correlarli, e in questo essere, avere numeri importanti è molto importante. No? Robe semplici. Come sono d'accordissimo. Effetti clinici significativi che ti consentono di avere un campione adeguato e non sottodimensionato né sovradimensionato, perché l'altra cosa è questa: se tu fai uno studio sottodimensionato non vedi le cose, fai un falso negativo che ti giochi mesi di lavoro per niente. Con l'aiuto anche dei neuropsichiatri e di tutti voi sicuramente riusciremo a mettere giù lo faremo. Dai. A settembre partiamo. Va bene, ottimo. Allora, va bene, grazie a tutti. Possiamo chiudere. Sì. Grazie a tutti, veramente. Grazie a voi. Grazie a tutti. Ciao. Ciao Elena, abbiamo messo in mezzo tu e Paolo, siete parte integrante di questa cosa. Ma ne abbiamo parlato tanto e ne riparleremo. Sì, no, ma adesso io in Sicilia ci ho avuto l'ispirazione proprio sulla cosa dell'uovo di Colombo, no? Dopo 15 anni ho detto, ma scusa, popolazione normale, bambini della stessa età, facciamo un'osservazione, mo ne parliamo. Oltretutto, ho passato uno dei mesi della mia specializzazione molto bello, devo dire. Quindi sono molto contenta di aver sentito anche l'esperienza di Andrea. Ah sì, quando l'hai fatto? Ormai una decina di anni fa, però stavo in neuropsichiatria. Ma siccome venivamo per i bambini epilettici costati di male in Utin, quindi in realtà ho conosciuto anche quella realtà. Quando vuoi tornare, sei la ben invitata. Grazie. Grazie. Va bene, buonanotte. Okay. Grazie Roberto, grazie Andrea, Alessandro, Giuseppe e Maurizio. Grazie a voi. Buonanotte. Ciao. Così posso. Aspetto per chiudere. Ok. Va bene. No, dobbiamo proprio farlo, Ale. Assolutamente, guarda. Sì, perché sì. Ci siamo proprio. È il momento giusto. Assolutamente. No, ma sai, questa cosa che dicevamo, che abbiamo tanto detto, dicevamo anche con Andrea stasera, no? Cioè, se noi facciamo il gruppo di controllo, questo già cambia, solo che va fatta una chiara definizione del tipo di plagiocefalia. Sì, assolutamente. Perché questo con Giuseppe, lui adesso che ne ha visti da giù, ha notato una cosa. E quindi se voi due vi confrontate su questo, è proprio la descrizione della plagiocefalia. Sì, ma assolutamente. Sì. Va bene, caro, grazie e buonanotte. Bene, buonanotte. Cioè, buonanotte. Purtroppo non è venuta perché non mi funzionavano i primi 5-10 minuti di registrazione. Sì, ho visto. E poi dopo ce l'abbiamo fatta. Va bene. Ok, buonanotte. Grazie, un abbraccione. Ciao. Ciao, caro.